Questa qua è la vita. Sì. Vai. Addio. Grazie. Io sono diventato bravissimo. Benvenuti nello spazio del Friuli Venezia Giulia per un appuntamento a cura di Pordenone Legge. Questo è l'ultimo appuntamento che verrà ospitato all'interno dello spazio del nostro territorio, del Friuli Venezia Giulia. Nell'arco di 4 giorni vi abbiamo presentato circa una trentina di enti e di associazioni che hanno proposto l'attività culturale svolta in Friuli Venezia Giulia. Dicevamo, ora tocca a Pordenone Legge, che è il Festival del Libro con l'autore, che ricordo in programma dal 13 al 17 settembre a Pordenone per la 18ª edizione. Con Pordenone Legge parliamo di poesia, perché Pordenone Legge è partner del Salone del Libro di Torino per quanto riguarda tutti gli eventi dedicati alla poesia. Titolo dell'evento di oggi è Alzheimer d'amore, un'antologia che raccoglie le parole dei poeti che si sono confrontati nella vita e nella parola con la malattia che più di tutte pare antipoetica. E ne parliamo con Franca Grisoni, Alberto Bertoni, Vivian Lamarck e Fabio Pusterla. E Gianmario Villalta condurrà l'incontro. Gianmario, a te la parola. Sì, l'argomento è appunto l'Alzheimer, e il nostro Antonio, bravissimo Antonio Liberti, un momento fa mi ha chiesto com'è l'accento sulla E, e io gli ho detto Pusterla. Allora lui poi no, per restare in tema, perché per restare in tema, non no? Vuole mai uscire dai temi. Ti volevo dare il là. Non vuole mai uscire dai temi che noi proponiamo, ci è vicino insomma in tutto. No, a me cosa volevo... No, sono 2 giorni che facciamo sta battuta, ti ricordi appunto, e vabbè, sta diventando troppo. E dopo chiederò, perché in realtà il libro è costituito da poesie in cui il tema della memoria e dell'amore si intrecciano in vari modi, e Alzheimer è un po' una metafora anche di tante altre cose. Ma poi ci racconterà Franca Grisoni come ha fatto e perché questa antologia. Noi abbiamo un problema non così grosso, però di ordine. Io chiederei subito a Fabio Pusterla di da Lugano che viene, no? Leggere la sua poesia, anzi di raccontarcela un po', di leggerla, poi cominceremo con Franca Grisoni tutto quanto, perché Fabio deve andare via per un altro appuntamento, e quindi via. Grazie, buonasera. Io non so cosa riusciamo a sentire reciprocamente in questa situazione. Devi tenere purtroppo molto vicino e devo dritto. Tenere molto vicino al microfono. Allora, la poesia che leggerò si intitola Tremolio. Intanto vorrei ringraziare prima per questo invito, ma anche per questa antologia, che credo sia un'ottima idea effettivamente. Poi Franca ne parlerà meglio. È vero, Alzheimer è il titolo, ma forse non tutte le poesie necessariamente toccano esattamente questa malattia. I suoi paraggi però sì. La mia non parla esattamente di Alzheimer, parte dalla figura ormai scomparsa di una donna molto anziana, che era mia nonna, che era nata nel 1901 e che allora, quando stava finendo il secolo, aveva quasi 100 anni. E forse qualcuno si ricorderà tutta la insopportabile retorica che aveva accompagnato la fine del millennio e tutte queste stupidaggini, e tutto questo cozzava contro la realtà concreta di questa donnina minuta che aveva davvero attraversato il secolo e, a modo suo, visto quello che questo secolo complesso e terribile ci ha riservato. Nello stesso periodo il signor Swatch, come lo chiamo io, cioè l'inventore dell'orologio Swatch, aveva proposto a Bill Gates una sua trovata, che poi effettivamente è stata messa in produzione, ma mi pare non abbia avuto molto, molto successo. L'idea era un nuovo modo di misurare il tempo, non più sulle 24 ore
e sui fusi orari, ma in un modo basato sui bytes, come nel computer, stabilire in tutto il mondo una dividere la giornata in 1000 bytes e così evitare gli inconvenienti dei fusi orari, eccetera, eccetera. E sono usciti effettivamente i primi orologi che davano i bytes della giornata. Poi la cosa credo sia morta, ma in quel momento mi era sembrata terribile. Un altro piccolo grande attentato a quella che è la nostra memoria e la nostra memoria storica, quindi l'idea del tempo che tendeva a essere a scomparire, esattamente come stava scomparendo nella memoria ormai turbata di mia nonna, che un giorno, ma qui la faccio breve, è rimasta sola per un'oretta sul balcone di mia madre e deve avere arringato il quartiere sostenendo di essere rimasta chiusa fuori mentre la figlia era andata col suo amante e cose del genere. Ecco, adesso la leggo e poi mi scuso se devo scappare, non lo sapevo arrivando, ma insomma. Gli occhiali, quelli ci vogliono davvero. 3 Molio. In questa vasta desolazione di inverni, mentre la terra rannicchiata si torce e qualcosa declina, che certi chiamano secolo e con fierezza immotivata millennio, e il signor Swatch propone un nuovo tempo universale, rivoluzionario, che scandisca il giorno in 1000 unità uguali per tutti, e tutti finalmente saranno in orario, nella rete, nel sacco, nel disastro pilotato, felicemente privi di tempo o passato, inutilmente tesi a un futuro virtuale, globale e inesistente, grazie al quale la gleba del presente sarà lieve, in questa vastissima desolazione di inverni, mia nonna, Idelma Formenti Bussolini, di anni 99, sorda quasi del tutto, elusa la sorveglianza, è uscita sul balcone e lì guarda e declama. Davanti trova quartieri su uno sfondo di nuvole, finestre con donne affaccendate di cui ignora il nome, gli affanni, i piaceri, movimenti incomprensibili di treni super veloci, tessere magnetiche dello spessore di un'ostia, antenne paraboliche e intrecci di cavi. E là sopra, sullo schermo di cirri, fra tracce di giumbolini e satelliti, forse scorre in immagine un secolo suo, in bianco e nero. Carrette di morti che passano lungo le vie di Lugano, il padre che amava formaggio e buon vino, l'avarizia dei ricchi, orologi a molla smontati e montati, un odore di terra e galline, Radames, Rigoletto, le febbri difteriche, il tifo, 2 guerre, zio Lampo, Bergamo e i transatlantici, un'ernia, il caffè della luna, frontiere, sfollati e un corteggio di volti ormai dimenticati e senza nome. Si crede abbandonata sul balcone. Se avesse letto Ezra Pound, penserebbe di essere Ezra Pound, a strapiombo su Pisa. Ma è solo lei, la minuscola scheggia, una lucertola troppo vecchia per muoversi sul muro, e dice cose insensate, allarma i vicini, grida al vento. Si perde il suo delirio nella sera. Le sue parole verranno raccontate a lungo ridendo. Solo aria, movimento dell'aria, vano. Ma se un merlo attardato o il primo pipistrello del crepuscolo le raccogliesse quelle vibrazioni, trasmettendole altrove, come un informe ronzio. Se quel ronzio, la pulsazione debole del suo tempo, provocasse per vie traverse leggere alterazioni elettromagnetiche, forse persino un brevissimo sussulto di tensione, se questo, che non si può escludere, avvenisse, potremmo sperare che in un punto imprecisato dello spazio, del nuovo spazio-tempo, un terminale anonimo sul fondo di una stanza,
o di un ufficio, visto o non visto, ronzante in un bagliore azzurrino, lampeggiasse per un attimo il suo estremo, ironico saluto. E adesso, cari, io vi lascio la mia buonanotte. Grazie. Ebbene, salutiamo, grazie Fabio. Visto che rimane una sedia, io chiederei a Davide Rondoni se viene a sedersi qua un momento e poi a star zitto, non credere che devi venire qua e parli tutto tu. Però se viene a sederti ci fa piacere, visto che anche lui partecipa. Ciao, grazie, ciao. E quindi però adesso lascerei la parola a Franca Grisoni che ci racconta un po' come è nata l'idea e come è nata la... Devi tenere Franca molto dritto e molto vicino. Allora, lo so che sono condizioni... Abbiamo sentito adesso la poesia di Pusterla e è dentro questa antologia... Perché il delirio della nonna e questa situazione fa sentire, è vero che sono aumentati i casi d'Alzheimer, ma per gli anziani è molto difficile riuscire a fare una vita normale in un mondo che ha avuto dei cambiamenti così veloci, le tessere magnetiche, le stelle che non sono più stelle perché sono dei mezzi aerei. Ecco, allora questo smarrimento della nonna ha un suo senso all'interno di questa raccolta. Ecco, questa... raccolta è sorta a una presentazione di un libro sull'Alzheimer fatta da medici. In quel caso io feci leggere al professor Trabucchi la poesia di Davide Rondoni, Alzheimer madre. E mi sembrava che quella poesia dicesse molto di più sull'Alzheimer di quanto avessero detto le parole precedenti. Perché sono stati i medici a decidere che queste poesie erano importanti per loro e per i familiari. Infatti da quella volta, 10 anni fa, io ogni numero della rivista Psichiogeriatria ho inserito una o più poesie, più nel caso di Bertoni che addirittura ha dedicato 2 libri all'Alzheimer, quello del padre e anche quello della madre. E sono andata a chiudere i convegni di psichiatria. Il secondo passaggio per la nascita del libro è avvenuto qua l'anno scorso. Io sono venuta qui a presentare un libro per Interlinea, Croce d'amore, delle poesie sul romanino, e dissi appunto all'editore di Interlinea che avevo questa raccolta di poesie commentate, e lì è nata l'idea di fare questo libro parto dalla poesia di Davide Rondoni, che poi lui leggerà, che dà il titolo alla raccolta, Alzheimer d'amore. Perché Alzheimer d'amore? Adesso non so, la vuoi leggere questa tua poesia? Vai, è la prima. È la poesia che apre la raccolta. Alzheimer madre. E tra l'altro non è mia madre la persona di cui si parla, però mi ha fatto piacere che invece venga... Piacere, insomma. È un segno... No, il fatto... ma lo dico che è la madre no, di no, un No, amico, tu, non tu, no, no. In molti casi viene presa come una poesia per mia madre, invece no. Ma questo è un buon segno per la poesia, oltre che per mia madre. Evidentemente ci si può riconoscere con altre madri. Era lei il sole mite, le girava tutto intorno, noi ci spargevamo il bel quartiere, il mondo, ma era lei in fondo alle stanze, cuore d'oro e catena, e ora vederla aver bisogno di tutto, cadere le luci della mente, l'hai vista passare, ti ha riconosciuto. Come fare a imparare la scena dove siamo finiti? È proprio lei, la mamma, l'angelo con gli occhi incomprensibili che annuncia non vi sarà più tempo. Ora artigliaci, Dio, tienici nel tuo Alzheimer d'amore. Perdiamola tutti, la memoria del male. Se ne vada come una canzone dalle labbra e dalle pianure bianche dei nomi.
nelle poesie che ho raccolto nel tempo, questo Alzheimer d'amore si vede in atto. Si vede in atto, perché ci sono dei casi dove l'amore aumenta il legame fra i parenti, le persone che si prendono cura degli ammalati e gli ammalati stessi. Le poesie sull'Alzheimer nascono dall'amore, perché se non ci fosse questo moto d'amore, le persone, i poeti non prenderebbero la penna in mano per parlare di questa malattia tremenda. C'è un autore, alla fine, il penultimo testo di questa raccolta, che è Luisi, che addirittura ha affermato in una poesia che l'Alzheimer della moglie rinverdisce l'amore. Ecco, avendo letto tutte le poesie che lui ha raccolto in questo volume, si capiscono i motivi. Però l'amore viene confermato da tutti. Bertoni, spero che tu possa, leggerai alcune poesie, perché ci sono parecchi sintomi comuni alle persone ammalate, no? Non sapere più chi è la persona che si prende cura di loro, il perdersi, la mania di latrocinio. Ogni autore, ogni persona che parla dell'Alzheimer mostra delle sfaccettature diverse. Ma perché la poesia è così potente nel dire l'Alzheimer? Ve ne leggo una di Manacorda. Ecco, Manacorda ha scritto queste poesie per il padre. Una cosa che accomuna gli autori è che quasi tutti, per far sentire l'abisso in cui è precipitata la persona malata, dicono qualcosa di prima, di queste persone straordinarie che hanno perso, con un'immagine apocalittica, Ronduni le ha chiamate le luci della mente. La sua poesia in un libro che è Apocalisse Amore, è veramente è una cosa apocalittica la perdita che subiscono le persone malate, senza perdere la possibilità dell'amore. Allora, questa è per il padre. Se ti vedo che leggi, sei un'icona d'altri tempi lì sulla poltrona, col tuo giornale in mano e il libro accanto. Il cuore mi fa festa. Tu ci sei, sei tu, ma leggi contromano. E allora, piano piano, torna il pianto. È come si può condensare il dolore in un sol verso. In questo piano, piano, pianto c'è il pigolio di un cuore che poco prima aveva avuto un'illusione di felicità perché il padre sembrava essere quello di un tempo. Ecco un esempio della poesia che sa dire un altro di degli esempi, ma ce ne sono moltissimi, è quello di una forma poetica che si chiama Pantum. È una forma poetica, qui c'è un poemetto della Acosta che è fatto di 18 stanze di 4 versi e il Pantum è molto ripetitivo. In ogni quartina c'è una ripetizione del verso precedente, anche in italiano è molto musicale. E tutte queste ripetizioni sono funzionali per dire la ripetitività delle persone malate e in questo caso anche per dire la disperazione, lo scoramento di una persona che dice non ce la faccio più, non ce la faccio più, non posso metterlo in una casa di cura, di un marito che esce, si perde, deve essere riportato a casa dalla polizia con i vestiti zozzi e tuttavia quartina dopo quartina la moglie dice che non ce la fa, deve occuparsi lei del marito. E questo ci dice lo strazio che hanno le persone che si prendono cura degli ammalati quando non ce la fanno più. È un modo per dire la condivisione, perché gli autori non idealizzano se stessi, dicono i limiti, le difficoltà, e questo è un aiuto anche per le persone che si devono occupare e che provano gli stessi stati d'animo che non minano l'amore, ma sono la verità di cure molto, molto difficili da portare avanti. Allora, io so che Vivian ha bisogno di
dire che lei non riesce a parlare, che non sa cosa dire, soprattutto deve dire prima che non sa cosa dire, quindi lo diciamo a voce alta, lei non sa cosa dire, e detto questo poi troverà che qualcosa saprà dire. È una poesia, sono felice di questa antologia di Franca Grisoni, la mia poesia che chiude il libro è dedicata a mio fratello maggiore, docente di filosofia, che ho visto precocemente, lentamente confondere i suoi studenti, confondere le tesi, e ha dovuto lasciare l'insegnamento. E c'è una nota di Marco Trabucchi, che nel libro, che cita un pensiero interessante della Zimborska, che dice: la poesia sa che i drammi del corpo e dello spirito non si compiono mai in un vuoto extratemporale, ma in una scena in qualche modo ammobiliata, in cui anche le suppellettili hanno la loro importanza. Il crollo e la morte di mio fratello sono avvenuti quando ha perso queste suppellettili intorno a lui, in seguito all'incendio dell'albero di Natale e della casa, ha perso l'intorno a sé, e nel giro di poco tempo è morto. Allora ve la leggo. Incendio. Sei morto di albero di Natale, di incendio di albero di Natale, ma già prima di Alzheimer. Iniziò che confondevi la R col 3 e sbagliavi posto allo 0 e non trovavi il terzo alla TV e sbagliavi giorno a filosofia e tesi degli studenti. Poi un giorno il ricamo della tua calligrafia, che pareva un cristallo, andò in mille pezzi, e un altro giorno ti trovai appisolato con le dita sui tasti del pianoforte, sfinito dal non riuscire a farli ubbidire. Poi ti sei svegliato e mi hai detto: mamma, interrogativo, avevi ragione, perché era lei che ti aveva insegnato a suonare. Grazie. Sì, bisogna dire che comunque è venuta fuori anche in un certo senso un'antologia, una piccola antologia della poesia italiana. Non sono tutti i nomi, alcuni sono meno conosciuti, ma c'è un sentire che in fondo fa da collante, più di quanto in tante altre antologie ci sia appunto di comune tra tutti quelli antologizzati. Io spero proprio che sia anche l'occasione per le persone che non si nutrono di poesia di fare esperienza, no? di vedere, perché nel volume ci sono degli autori presenti con una sola poesia e degli autori che ne hanno scritte molto inerenti, e che magari qualcuno venga voglia di andare a prendere i libri da cui vengono queste poesie, di cui sono citati i numeri di pagina. Ecco, spero proprio che possa interessare come libro di poesia. E tu non ci leggi niente? No, tu sei solo la curatrice, eh? Tu solo la curatrice non hai portato, perché ho visto che hai dei fogli. No, allora siccome mi interesso d'Alzheimer, dalla paura di non ricordarmi mi sono presa gli appunti. Siamo sempre dentro il cerchio delle... No, volevo dire questa cosa, che cito dei poeti e delle poesie, ma cito anche teologi e filosofi, e questo aiuta a comprendere il percorso di conoscenza, perché si fa un percorso di conoscenza in quella che è la compassione, in quello che... Ma per dire, una delle citazioni è quella di Paul Ricoeur, il quale per me ha detto una cosa importantissima. Lui propone di considerare le persone alla fine
della loro vita ancora vivant, non dei moribondi, e questo pone in una particolare posizione. E poi c'è una poetessa, la Hathor, che dice che la madre è come in una barca senza nessuno che la guida, però vive ancora, mentre in un altro poemetto che si intitola Tre voci e un canto, con una donna che è considerata un vegetale, l'autore dice, il poeta dice, la morte vivente. Ecco che allora che la filosofia, non importa, non vado a ecco che la filosofia ci aiuta a comprendere, e sono delle situazioni molto diverse, non è che uno è meglio, uno è peggio, ma dice le grosse difficoltà che vivono le persone vicino a persone care che stanno facendo un tragitto della vita tremendo. Stamattina si parlava con Davide proprio di coscienza e di senso del tempo, e come il senso del tempo appunto leghi la nostra identità poi all'esperienza, e quindi quando si scattano delle intermittenze non volute, no, e si comincia anche negli affetti più cari a mettere in dubbio quello che è della poesia di Alberto Bertoni, a cominciare a fare i conti non solo con la perdita di mondo degli altri, la perdita, ma anche su quello che riverbera sulla nostra esperienza, l'esperienza di chi sta vicino e che vede a sua volta intaccata in qualche modo la propria sicurezza, la propria identità da quello che sta succedendo. Sì, io sono molto grato a Franca Grisoni non solo per questa antologia che è molto preziosa e importante nel panorama attuale della poesia italiana, ma per la recensione che dedicò al mio libro intitolato con un ossimoro Ricordi di Alzheimer. L'Alzheimer io lo penso un po' come una specie di bomba che ha sì riguardato mio padre, in parte poi in una forma diversa mia madre, ma che ha riguardato anche me e che ha distrutto la mia vita. Per cui quello che è importante nella parola che Franca ha introdotto, la parola amore, è il fatto che c'è anche la parte distruttiva dell'amore dentro l'Alzheimer, ed è un amore che ti porta a sacrificare anche gran parte di te. Non dico che si trasformi mai in odio, ma a volte proprio in un senso di reazione, di ribellione a quello che costa quell'amore lì. E appunto Ricordi di Alzheimer è un libro a cui sono molto legato proprio per questo ossimoro anche del titolo. È ovvio che l'Alzheimer è il venir meno totale del ricordo. Leggo le due poesie che Franca ha inserito nell'antologia. Vedo i coetanei di mio padre orientarsi, scrivere, viaggiare, e lui quasi niente, purissimo bianco memoriale, buco vivo che ripete in poco tempo 6-7 volte la stessa frase, e dopo che mi adora, come l'amore più grande non si sogna. Penso che è lui il poeta, io l'archivista muto della sua foto con Ferrari in officina, la tuta macchiata di sudore e di unto. L'altra riguarda il... Sì, suo padre lavorava alla Ferrari, sì. Perché sennò può sembrare che... Esiste davvero questa foto, mio padre in tuta macchiata di unto ed Enzo Ferrari che lo guarda ovviamente dall'alto. E la seconda invece è una poesia che pure mi è molto cara, perché è la poesia di quando mio padre non mi ha più riconosciuto come figlio. Diceva mai ho un figlio strano che è sempre in America, e mi confondeva o con un vicino di casa o con un cugino o con un amico, dicendo però che gli ero indispensabile. Sbucando dal suo male si affaccia ogni tanto mio padre dove dormo, un passo ed è qui vicino al letto, ne riconosco l'odore, i gesti non a fuoco, si piega sul mio sogno, in un sussurro vuole essere sicuro che l'accompagno io fra poco, il vicino, mio cugino, un amico, appena gli chiedo chi sono. B.
viene fuori una cosa abbastanza curiosa. In fondo l'idea che troviamo di solito quando si parla di amore è qualcosa che, al di là che ti rende particolarmente felice, ma insomma è qualcosa che mette a posto in realtà delle caselle e che mette in ordine la vita. Qui voi state parlando di un amore dove invece c'è qualcosa che scompagina la vita. E visto che vorrei far dire due parole anche a Davide, anche se... Aspetta, dai, due parole però le devi dire, perché sia Apocalisse Amore, ma anche questo ultimo tuo libro che vedo lì, La natura del bastardo, veicolano attraverso la poesia un'idea di amore che è abbastanza diversa da quella che almeno oleograficamente si immagina, cioè l'amore come rischio, come mettersi in gioco, come obbedire a una necessità e tutta una serie di cose, insomma, che dirai tu meglio di me. No, solo una cosa, riattaccandomi a una cosa molto bella che diceva adesso Alberto, quando diceva: questo amore ha distrutto la mia vita. Però poi sei qui a parlarne con una sorta anche di legame fortissimo con tuo padre, quindi è una strana distruzione. E lo dico perché io dico una parola che probabilmente Alberto non direbbe, perché le storie sono diverse, ma è bello anche questo in questo libro, che nel confrontarsi col grande mistero del dolore, che è questo venir meno della mente, quindi anche della cosa più propria della persona, c'è questo amore che diventa sacrificio. La parola sacrificio è una parola al tempo stesso terribile e bellissima. Fare sacro qualche cosa, fare sacro uno spazio di rapporto che magari fino a ieri era consueto, scontato. Ecco, questa parola qui è una parola che si può guardare in tanti modi, e credo che sia l'altra faccia della medaglia dell'amore di cui si parla in questo libro, che è appunto un amore carico di tensione, carico di difficoltà, carico di quella cosa che si chiama sacrificio, senza il quale non c'è nessuno amore. Questo lo sapevano già gli antichi quando parlavano d'amore come di una forza, come di un Dio che ti prende e che ti fa sacrificare. Cioè, l'amore non è un sentimento, ma è una forza. E proprio di questa forza è rendere sacro, cioè sacrificare, le cose della vita. Tocca a te. A me. Allora, in questa raccolta di poesie ci sono delle figure angeliche. Parto da una poesia dell'Emily Dickinson che ho citato all'interno, perché non ci sono solo i poeti titolari, ma anche alcuni altri che ci danno modo di comprendere. Davide Rondoni ha una poesia che non parla d'Alzheimer, ma che ci permette di vedere, che ci fa comprendere che attraverso l'arte noi possiamo vederle le figure angeliche che ci sono intorno a noi, che hanno delle mani umane. Ecco, l'Emily Dickinson, in una poesia che cita, dice che gli angeli sono i nostri vicini di casa ovunque ci rechiamo. E poi qui c'è una poesia di un poeta madrileno, Pedro Salinas, che dice: io sono soltanto le mani che tende colui che ama l'altro in sua debolezza. Le mani di chi ama con ansia vitale terminano in angeli. Amare l'altro nella sua debolezza. C'è poi una poesia, anche questa non è espressamente sull'Alzheimer, di Alessandro Fo, che si intitola L'angelo che si attarda. È all'interno di una raccolta dove ci sono parecchie figure angeliche che non hanno l'idea tradizionale sdolcinata degli angioletti dei bambini, e questo angelo che si attarda è la moglie. È il giorno che lui ha ricevuto l'io poetico ha ricevuto la diagnosi, non si sa di quale malattia. La moglie la sera davanti alla televisione si lima le unghie e lui se volete la leggerete voi sul libro, dice: ma cosa fai? E lei dice: solo quello che ho rosicchiato. Il che ci dice la partecipazione della moglie a questa diagnosi, e anche il titolo ci dice qualcosa di più: l'angelo che si attarda, perché non siamo mica tutti capaci di essere subito pronti ad aiutare l'angelo.
aiutare l'altro, occorre la grazia. L'angelo che si attarda sarà pronto quando la grazia irromperà e potrà renderlo capace di aiutare l'altro, di avere le mani che finiscono in angeli. Posso? Saluti. Saluti a Davide Rondoni. Pronto? No, volevo leggervi qualche verso di Andrea Longega, un poeta che scrive in dialetto veneziano e descrive nella camera accanto a quella dell'ospedale, accanto a quella dove era ricoverata sua madre, era ricoverata come degente una suora, una suorina piccola. E lui dice, scusate la mia pronuncia non veneta, dice... Della, una suora piccola e bianca, con in testa una scufietta lisiera come garza, ogni mattina il dottor entrando ad alta voce, la sarà sorda, che domanda, sorella, la si ricorda ancuo che santo che xè? Per vedere se la sua memoria, mentre a noi chiede quanti anni hai, come alla suora chiede che santo è oggi, per vedere se è lucida. Bello. Volevo dire che come ereditiamo la poesia, ereditiamo le parole, per cui il sacrificio, il fare sacro, l'idea dell'angelo, di una liturgia anche legata alla vita, diciamo che, Alberto, diciamo che può essere anche interpretato con una semantica larga e anche molto laica, e credo che anche da un punto di vista che magari vede meno vicino la questione del sacro come santo, ma ne vede invece la scaturigine, insomma, in una cosa che ti colpisce, possa poi aprirsi uno spazio che va un po' al di là della razionalità e permetta di interrogarsi, forse ti è successo, su certe cose che non credevo, non avresti creduto di dover affrontare. Allora sì, io rassicuro Davide Rondoni, anche se non c'è più, sul fatto che la parola sacrificio piace molto anche a me. Io considero assolutamente da laico che il sacro sia il confine del religioso e del metafisico anche per i laici, e che il sacro coincida con la poesia, ovviamente quando è grande poesia, quando è poesia all'altezza, non automaticamente l'andare a capo a un certo punto. E ricordo anche che il sacro prevedeva, prima appunto della Bibbia, prevedeva il sacrificio umano, e che in fondo la prova di civilizzazione contenuta nella Bibbia è proprio la sostituzione del sacrificio umano. E a questo proposito voglio leggere, e chiudo così la mia parte, una delle poesie dedicate a mio padre e mia madre insieme, forse l'unica che ho scritto, che chiama in causa un animale che mi è caro, perché fin da bambino io sono appassionato di cavalli e di cavalli da corsa. E allora questa è una riflessione anche ironica sulla mia genealogia. Uno dei medici dell'Alzheimer, amici di Franca Grisoni, e che ho frequentato anch'io per convegni alzheimeriani eccetera, mi ha detto che io ho un cincinino di possibilità in più di tutti voi di beccarmi l'Alzheimer o la demenza con due genitori così. Allora ho pensato alle genealogie dei campioni di galoppo, di trotto, insomma dei cavalli che frequentano gli ippodromi. E questa poesia si intitola Un puro sangue di Longchamp e cerca di parlare della demenza in una forma anche un pochino ironica. Entra in un bar una faccia peruviana e «Bonjour, comme ça va?» esclama alla barista slava Silvia o Katia, mentre il tuo nome all'iper si riduce a una marca di acqua meno cara o alla specie invece più rara di pesca settembrina, e sembra che sia per forza il nome di una santa, come tu stessa, santa, hai sperato di essere, bambina. Intanto è passata un'altra estate. Mia madre l'ho ricoverata per demenza
e siccome conosco abbastanza, poverina, la genealogia equina, so che due brocchi trottatori come i miei genitori potranno fare tutto, ma non un puro sangue di Longchamp. Così, se non ti spiace, penso a quando, aggrappato a qualcosa, dirò «Bonjour, comme ça va?» a un'infermiera del Botswana, stringendo in mano una banana, la barba non rasata, senza fondo lo sguardo, ultimo anch'io e lontano sul traguardo. Se vuoi, vedi tu, ti avvii anche, vedi tu i tempi, se sì. Vuoi. Bene. E poi devo dire una cosa, uno che riesce con la sua voce a cancellare il rumore di fondo è Alberto Bertoni. Bene, il timore di essere presi dalla malattia della persona che si sta curando è condiviso da altri autori. C'è Roberta Dapunt che sta curando la suocera e dice meglio morire, dal timore. Però la Roberta Dapunt ha anche una particolarità. Il suo libro, pubblicato da Einaudi, da cui ho citato ampiamente, si chiama Beatitudini della malattia. Quali possono essere le beatitudini della malattia? Bene, lei si è resa conto che la suocera, che aveva l'abitudine alle orazioni quotidiane, è rimasta con il cuore come un cancello aperto a Dio. Lei, che si sente lontana dalla fede, dice: se io fossi la fede, prenderei te come fortezza. Lei, come fa lei a sapere che nella suocera, che ha un'avanzata forma di demenza, persiste il colloquio con Dio? La vede nell'ora canonica, che guarda i monti, che guarda, la vede in raccoglimento, e poi lei lo testimonia con un'altra cosa. Nella suocera, che è in là con la demenza, e questa è una grande consolazione per lei e per noi possibili ammalati. Allora, lei si è accorta che nelle persone ammalate può rimanere la capacità di percepire la bellezza, che questa capacità può non morire, e lo dice in una poesia che adesso vi leggo. E con questo chiudo. Allora, è della Valbadia, è autunno, per dire come fuori la suocera dice che è un filo d'erba che non conosce il suo prato, perciò è molto compromessa, tuttavia le mostra la bellezza. Una foglia e l'altra, un'altra di diverso colore, e nelle mani dalla carne sfiorita le tiene inespresse, costrette solamente alla loro bellezza. Mi sorridi ed intorno sei sospensione del tempo, un filo d'erba che ignora il suo prato, incantevole dono il tuo. È il dono della speranza, che rimanga la possibilità di godere, e a noi è poter offrire delle occasioni di bellezza alle persone che ancora possiamo pensare che possano goderne. Io direi, visto che abbiamo detto 45 minuti, ci siamo, però direi che, visto, non ha parlato, non ha letto niente, deve giustificare il fatto di essere qua. Vivian, adesso io direi che tu parli almeno 10 minuti, leggi 18 poesie e poi finiamo. Il treno. Non è che tu mi dicessi quella del fare anima, perché mi piace molto, ma io non ce l'ho. Ma c'erano, comprate il libro che è meglio. Comunque, nel libro, che costa poco, €14, non si distrugge neanche se lo, non si riesce neanche a tenere aperto, tanto è. C'è un riferimento molto bello ad Andrea Zanzotto, a pagina 41, volevo leggere quello. Aspetta. Zanzotto, che è morto, quanti anni aveva?
a 90 anni, però è stato lucido, era stato piuttosto lucido. E ho un ricordo un po' triste, in questo senso che avendo passato con lui una mattinata insieme ad altri poeti, durante la quale Zanzotto dissertava lucidamente, a tavola la sua badante gli ha legato al collo la bavagliola come di un bambino, e quello mi ha fatto un'impressione. Però lui sembrava, non gliene importava nulla, era superiore anche alla bavagliola. Dunque, lui ha scritto: nella peste da distruzione, da distrazione, questa, no? Ah, giusto, bisognerebbe leggerla, c'è la versione? Leggila tu, leggila in lingua sua originale. In te la peste da distrazione, pagina 39. In tel mal del desmantegon, bellissima. È la tua lingua. Allora, intanto questa ZZH è F, come plaza. In tele peste da distrazione, in tel mal del desmentegon, quando che perdesse le fans chantis, in te sbagli a far numeri di telefono, me sente andare in bestia de tolame besteme, e treme per le ongiade de inesistenza che coi soladri graffiti me grafis. Bestia, bestia, piombe do in te in drio schena per le scale, in te la pelle del me cervel che tatua, tatua me spuncia, tanti in disegni che in caroi. I caroi sono i tarli. Ma si è pur questo scomenzar de sguinz che vien su dalle fogne di Acheronte fin sulla fronte e le la passa, e in te i tendri giardin de roba grisa, tutta broata dal broata vuol dire scottata, tutta sbollentata, fatta bollire, tutta bruciata, broata dal filà dell'Eterno che la se credea al manco un ortasel, deme il numero di telefono, deme la chiave, onde le avere abbandonate in te un bus, un dente in te una sfesa, un toc de deo, de os, de immaginina. È lunga. Restampando anche lassù dentro il ciel, senza limiti del me cervel, destapore roba, meglio fridela par porzei che assarla menar pal cul, da tanti niente che a battaglion la spoglia, sta roba umida, wetware, sta ingrumata de paltan, par niente infiltrata da tutti i perfumi dei dei, dei desbongo desmat, basta, mi solo fatto un marcade ciacole pedo de quando, con tre femmine impignate al marcale fatto. E adesso, va, ecco che le calze a slacon con la barba di 3D, con la nobile testa, che vuol dire toc de cop, in cerca del posto per far l'ultimo ribalton, co fa quando che quattro oltre o girà, su de mis brissiando, diventando perno, di un mondo parmi pi fermo, perché era caduto, si era rotto il femore, e da lì è cominciato poi il degrado della sua condizione. E adesso leggi tu in italiano, che è lunghissima, voglio vedere. Basta, dai. Liberiamoli con questo rumore. Leggi, non far tante storie. Leggi. Che cosa? È un pezzo in italiano. L'inizio, solo non fai l'inizio. Niente, ho letto tutto io. Ma no, io guardo loro. Nella peste da distrazione, nella pesante smemoratezza, quando il perdersi è come una scintilla, negli sbagli a far numeri di telefono, mi sento invadere dall'ira. In un'ira di legno mi bestemmio e tremo per le unghiate di inesistenza, che con i loro ladri graffiti mi graffiscono, bestia, bestia, piombo all'indietro per le scale nelle pelli del mio cervello, eccetera, eccetera. Eccola. Dunque, di una cosa e anche chiudi. Allora, chiudi questa non è sull'Alzheimer,
ma sulla vecchiaia. Però è una cosa notevole, diciamo, che per Zanzotto la memoria è anche memoria storica, è memoria geologica, e lui paragona i capannoni industriali dismessi alle placche neuronali dell'Alzheimer, e lo fa in una poesia. E in un'altra poesia, alla perdita della memoria, contrappone i vecchi che ai giardini ricordano e suonano la viola anti-alzheimeriana della memoria. Cioè, c'entra con l'Alzheimer, anche se lui per... Intanto, doloroso però commento, eccetera, ricordiamo che il gioco con la memoria, terrore ma anche simpatia e gioco, spesso dopo una certa età si fa, si comincia sui 50, quando arriva la famosa anomia senile e cominciamo a perdere i nomi, cominciamo a giocarci, sì, e continua, e sempre di più, e devo dire che Andrea Zanzotto, da questo punto di vista, ci giocava a diversi e più livelli. Ti recitava una, cioè, 20 versi a memoria della Gerusalemme liberata, di quelli più remoti, poi si fermava e diceva: ah, adesso non so più come si va avanti, vedi che sta venendomi l'Alzheimer. Allora, sì, era capace di giocare appunto su queste cose, e credo che sia anche una risorsa poi anche per l'intelligenza immaginare di poter giocare su questa tragedia e forse un po' la vita a volte, se no, tocca anche trovare l'aspetto comico. Sì. Devi chiudere tu con una qualsiasi frase, perché sei tu che ci hai portato qua e tu devi finire. No, va bene, allora... Non posso dire di più di quello che hanno detto i poeti. Vi consiglio di comprare il libro e di leggere le poesie. Grazie. Lei non ha l'Alzheimer. Grazie a tutti quanti voi, e per gli amanti della poesia l'appuntamento è quindi a Pordenone Legge dal 13 al 17 settembre per la 18ª edizione. Cala quindi il sipario sugli eventi della regione Friuli Venezia Giulia. In 4 giorni vi abbiamo presentato 30 eventi. Non ci resta che ringraziarvi ed aspettarvi nel nostro territorio con Gianmario Villalta, direttore artistico di Pordenone Legge, che saluta tutti quanti. Anzi, andiamo vicino a Gianmario, vieni qua che così salutiamo.